Asbrega, fioi, qua è il Masseo e siamo giunti proprio a quel periodo dell'anno, ovvero periodo collegio, che vi piace tanto, il vostro beneamato, golosissimo programma e il mio tanto odiato. Quest'anno ho concesso 2 reaction ai provini, perché giustamente erano 2 anni che non facevo nulla a riguardo. Potrei essere arrugginito, potrebbe non essere di più di vostro interesse. Ci sono tante variabili. Non ho streamato per tipo 8 mesi perché avevo i cazzi miei per la testa, quindi la mia valenza sul web è calata. Fattuale. Infatti ho chiesto per questo collegio 8 10.000 sub. Trovate qua in sovraimpressione l'obiettivo. A 1.500 si fanno altri 2 provini. I provini totalmente sono 14. Ne abbiamo già fatti fuori 4. Oggi ci sarà questo video, ci sono i primi 2, nei prossimi giorni ci sarà un altro con gli altri 2, quando arriviamo a 1.500 lì sapete altri 2 e così via, vi darò degli step fino ad arrivare vicini ai 10.000, così spalmiamo il tutto per bene in queste settimane. Se poi non ci arriviamo, lo sapete, sti cazzi, si comincia dopo, non dobbiamo essere per forza in linea col programma, non ci interessa, non ci è mai interessato. Quindi se siete interessati, un bel like a questo video, un bel sabbetto su Twitch, col Prime è gratis, c'è il September, quindi ci sono gli sconti se volete dare la sub, tanto per informazione, fino al 25% di sconto. Io vi lascio a questa reaction, se è di vostro gradimento fatemelo sapere anche nei commenti naturalmente, e sappiate che di volta in volta setteremo un goal diverso per arrivare pressoché vicini ai 10.000, e una volta che siamo lì lì, speriamo per voi, non per me, che ci arriviate, perché sinceramente è molto provante fare i provini, e i provini durano 2 minuti, 3, non 1 ora, quello è il problema, i provini sì, tutto no, capito? Ah, vi do altre 2 nozioni, ragazzi. 1, 7 settembre alle ore 21 su Twitch, grandissimo fantacalcio, Zano, Faz, San Giovanni, Chakra, Dread, Ron, Turi, Aldo Viv e Nanni Twitch e io, quindi asta del fantacalcio alle 21, 7 di settembre alla sera, e 23 settembre, 24 ore perché esce FC24 FIFA, tradizionalmente l'abbiamo sempre fatta, proviamoci anche quest'anno potrei non fare una 24 ore completa, chiamiamola 24 ore, poi se muoio prima sti cazzi va abbandono, perché ormai so decrepito, vecchio, mummiesco, dinosauroide. Vi lascio il video, beh, morì. Io sono 2 anni che non faccio, non guardo reaction, ne faccio poche. Vediamo. Mirko Stellato, Sant'Angelo in Formis. C'è cosa? Cernobbio? Uno sfollagente? No, non mi pare Cesena, è l'accento, ragazzi. Mi fai un ciao? No, non è Cesena. È la Madonna. Vabbè, che aggressività! Anna Rita Santeramo, Dio Barletta. Ma basta! Allora tu hai uno, ho skippato un anno di questa merda, io ho skippato un anno intero e hanno sempre le stesse cazzo di domande. Cambiatele, ma che cazzo è l'autore? Cambiate l'autore! Chi era Raffaella Carrà? Chi era? Perché adesso è liquido, è merda, è putrefazione, è vermi. Era tu, faceva tutto, Raffaella Carrà faceva tutto. Non devi muovere il mouse ogni 2 secondi. Una pasticcera. Quella le mancava, ha fatto tante altre cose, ma la pasticcera no. Vabbè, era presentatrice, cantante. Ah, vabbè. Ballerina. Un'icona. Un'icona. Tuca. Sì, cantante, come brava. Come bello far l'amore da Oh, le sanno, stingi. Incredibile. Che cazzo è il giro? Allora, non ho mai capito di che cazzo parlano, ma è la si trovano i governi, gli 8 governi del cazzo, che prima erano in 6, poi sono diventati in 7, poi hanno aggiunto anche la Russia, perché gli andava, e vabbè, non so di che cazzo parlano. Un vertice del gruppo degli 8 G8,
Forum politico che riuniva 8 governi nazionali. Ok, sì, questo lo sappiamo. Ma è un codice? È un codice. Di che tipo? Codice Morse, codice Sborra, codice Scratox. Il signore che ha creato il cerchio. Il signore che ha creato il cerchio, ragazzi. Giotto. Questo ha capito Giotto. Questo ha capito Giotto che faceva il cerchio perfetto così. Cosa si intende per globalizzazione? Voglio vedere cosa dicono. Che c'è più gente che... Significa che c'è più gente! Che nascono più persone. Che nascono più persone. L'atmosfera terrestre. Sì, che ti cascasse addosso! L'atmosfera terrestre ti schiacciasse e ti impedisse il respiro. La globalizzazione è l'atmosfera terrestre che discende del corpo celeste di Cristo e ti schiaccia. Ah, mannaggia il cazzo. Questo è sveglio. L'unificazione della Terra. L'unificazione della Terra sotto un unico stendardo. Lo stendardo. Qualcosa di globale. L'universo, cioè, è globale. L'universo è globale. Io globalo qualcosa. Io globalo qualcosa. Io inglobo le puttane. Che cazzo è questo? Spacciatore sotto casa. Giubbottino, gilet bello deep, con 70 gradi fuori all'ombra. Collanina d'oro placcato di merda con la bomboletta Sprite e Project Pirparis. Portare la specie umana da un'altra parte. Portare la specie umana da un'altra parte. Sì, sarebbe bello che metà dell'umanità andasse nello spazio, così muore e siamo tutti contenti. Cos'è il terrorismo? Quello che vorrei fare io in questo momento. Il terrorismo. In quella cazzo di... in quello studiolo dove registrate ste minchiate vorrei fare il terrorismo. Il terrorismo totalitario. Arrivo dentro con un cacciabombardiere e mi ci schianto. A mo' di kamikaze giapponese. Voglio vedere. Voglio vedere. Voglio distruggermi, esplodere, morire bruciato male. Organizzazione segreta, cute timore o... fa delle azioni violente contro magari un palazzo, come abbiamo visto nel... Ma perché contro un palazzo? Contro una nazione sarà, no? Indica sulla cartina dove si trova l'Everest. È il monte più alto al mondo. Dove si... Ma non... dov'è? Non è qui. Non è in Europa. È il mondo più alto, quindi... È il mondo più alto! Sì. Dove cazzo sta? A Oslo! Il monte Everest si innalza! A Oslo! No, qua c'è scritto Oslo, non vuoi essere, aspetta. È la città! Non c'è! Questa è l'Italia! Là è il... Non c'è. Oh! Il monte Oslo. Perché in America? Stai zitto! Stai zitto! Stai zitto! Taci! Ma non... Morditi la lingua! Stai zitto! Non c'è! Punto! Avevi detto giusto! Non c'è! Perché devi dire America? Ai no! Taci! Taci! Oh, in America c'è quel grosso culo di tua ma... In queste cartine non è rappresentato. Sei brava! Grande! Non è in Asia l'Everest. Sì! Questo bambino non lo prenderanno mai perché ha fatto quasi tutto giusto. Voglio già tagliarmi la gola. Andiamo avanti con questo entusiasmante, bellissimo ed intrattenente reaction moment. Io vi ricordo, se avete Amazon Prime potete fare la sub gratis. Se volete regalare qualcosina avete lo sconto. È sempre un sé. Guarda, vedi? Cioè, abbonati a 4 franchi 49. Oppure c'è questa roba qua. Usa abbonamento Prime. Tu fai così. Abbonati a Prime. E tu hai fatto il sub. Hai visto? Veloce, rapido, indolore. E chi è questo? Matteo Crotti. Sei pronta? Sì, sono... Sì, sono pronta. Sì, sono pronta. Sono pronta. Questa c'ha 70 anni comunque, ragazzi. Non è vero che ne ha 15. No, con rispetto, naturalmente. Ma sembra una ventenne. Sembra una ventenne. Federica Balzano. Procediamo. Procediamo! Ma chi è? Chi cazzo vuole fare il... come si chiamava? Di Piero della situazione, questo. Il trapassato remoto del verbo giaccio. Questo è difficile, eh. Non è solo... È trapassato! È trapassato! Non è solo giaccio... Vedilo io, non è solo giaciuto, devi metterci prima il cazzo di fui, fosti, fu, furono, fummo, sborre. Abby, cosa Abby? Abby la fica nel culo, Abby. Giacei. Ma fanculo. Io giacio. Io giacio,
Io già c'ho Giacinto con le giucce giuccianti. Qual è? Sì, Asedura. Asedura? Io avevo... il cazzo dentro il culo. Giatto. Io avevo giatto. Ebbi giatto. Io e tu ebbi giatto. Egli giacque. Egli fu giacciuto. Giacciuto. Noi fummo... oh. Puttane. Io puttana lo sono. Giacciuti. Voi foste giacciuti. Oh, le ha beccati. Oh. Furono. Però non vale, ha 20 anni. Le sa queste cose. No. Non può avere 15 anni questa. Presentati e descriviti in inglese. I'm Il Masseo and today I will fuck little boys around the world. Naturalmente, it's all a gag, it's all a joke. I am attracted by only animals and they are all on OnlyFans. No! Naturalmente con grande garbo e guardo solo gli OnlyFans degli animali. I'm 17 and... Sto cazzo, I'm 17! E no, che cazzo dici? Sei Taribo West! Sei come Taribo West! Ma cosa vuoi dire? Che cazzo dici? Che cazzo dici? I'm very... I'm very? Simpatic. Simpatic! I'm very simpatic! I'm a very simpatic person! And today I will joke on the dead! Dai, su, simpatic! Oh, io Funny, funny! Funny! Oh, fannine guescia! I am beautiful. Il tuo nome? Sì, ragazzi, I am beautiful! No, with a strong characters. Characters! Con un forte... personaggi. And I'm monarchic. Cos'è che sei tu? Cioè, vorrebbe i Savoia al potere? Cos'è il global warming? Questo che sto provando io in questo momento è il global warming. Poi perché cazzo lo dovete scrivere in inglese? Cos'è il riscaldamento globale? No, è più facile per questi che già non capiscono un cazzo di italiano. Mettiamogli dentro l'inglese, non capiscono più niente, vanno completamente in tilt. È un'associazione mondiale. Sì, contro le violenze sui minori. Un sito? Sì, un sito dove vendono i piedi. I piedi belli pelosi di Hobbit. Il global warming. Dove si butta indifferenziata la plastica, le cose. Sì, 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 l'immondizia. Siamo immondizia, sì, il mondo è l'immondizia. Il mondo è l'immondizia. È tipo un sito web. Spiega il globo, il mondo, tutto quando le succede. Non ho capito. È il riscaldamento globale, ovvero... che magari con l'inquinamento non esistono più le mezze stagioni. Non esistono più le mezze stagioni. Secondo te, cosa si potrebbe fare per evitare riscaldamento globale e cambiamenti climatici? Lo state chiedendo a me? Si può fare, se si può fare, se si può fare, si può fare. Siamo troppi, Arus, siamo troppi. Il problema è anche che siamo troppi. Sovrappopolazione, questo non me lo toglie dalla testa, mi succhi le palle. Se proprio non vogliamo andare su questo argomento, che è troppo sensibile, cazzi e mazzi, sai cosa? Tagliare le mani a tutti gli stronzi che buttano i rifiuti di plastica, le stronzate per terra che non c'entrano i cestini. Tagliare le mani. Io sono contro l'umanità, mi fa schifo l'umanità, fa schifo Nenaco. Non hanno rispetto per niente e nessuno. Facciamo cacare. Siamo delle bestie, peggio delle bestie. Ma io mi devo identificare nella carta di Pokémon di Palkia Vistar. Perché se no, mi raccomando, mi sento male con me stesso. Ma puoi pensare prima dove cazzo abiti? Cosa c'è nel mondo? Prima di pensare a ste robe qua, dopo mi massacreranno quelli della Gen Z. Non me ne frega un cazzo. Identificatevi nelle pietre. Basta che fate la differenziata e non spargete merda per il mondo. Se poi siete, potete andare a diventare... la spugna del mare tipo SpongeBob, ma non mi interessa. Fate la differenziata, siate attivi ambientalmente parlando, vi prego, ma perché di diventare una forbice, potete farlo adesso, lottare per i diritti per diventare la forbice, però tra 20 anni magari non respirerete. E quindi della forbice non ve ne fate più un cazzo. Capisci quello che ti voglio dire? È molto basilare come esempio. Aumentare le bollette. Ma che cazzo c'entra? Eh sì, perché è la soluzione. Aumentare le bollette. Però aspetta, non è una brutta idea. Aumentare le bollette, così la gente non usa più il climatizzatore d'estate. Cazzi, ma sai che non ha...
in legno. Riscaldamento globale, basta spengerlo il riscaldamento e quindi la Terra non si surriscalderebbe. Che cazzo è? Cosa? Questo è a livello di cosa confina l'Italia, ragazzi. Spengi il riscaldamento. Ma perché non ci siamo arrivati prima noi? Dov'è il tasto dello spengimento del riscaldamento globale, ragazzi? Bisogna assolutamente trovarlo. Bisogna andare in cerca del tasto dello spengimento del riscaldamento globale. Presto, correte. Prendetelo pure se volete. Cercatelo. Il cazzo di tasto dello spengimento globale. Chissà se qualcuno di voi lo troverà. Che cazzo è il One Piece? Navigano per i mari alla ricerca del tasto di spengimento globale, vai. Fare indifferenziato. E non gettare spazzatura a terra. Oh, incredibile! Cioè, io penso che anche le piccole azioni valgano. Cioè, quando ci si lava i denti, magari anche chiudere l'acqua. Cioè, brava, menacoi, brava! E magari anche la raccolta differenziata. Brava, brava la raccolta! Ridurre la produzione di plastica. L'avvocato ne sa. Alcuni erano anche mezzi preparati rispetto agli altri anni, comunque, eh.